tutti ragazzi, sono Viper Strikes. Come vedete non ho la mia solita skin perché sono riuscito ad entrare con il nome di un admin, perché questo server, che è un server per gli Hunger Games, si è letteralmente buggato in una maniera incredibile. Praticamente siamo entrati e abbiamo visto che l'unico plugin rimasto in vita praticamente era quello appunto degli Hunger Games, che funziona anche male, e sono esplosi anche i login. Di conseguenza sono entrato con il nome dell'admin, ovvero AndreXXXXXXX, e adesso ho tutti i poteri che voglio, posso fare quello che voglio, e come vedete mi trovo in uno shop e posso distruggere tutto quello che voglio. Vedete qua, non mi hanno anche reso le cose facili, un po' di lava. Mi sono ovviamente messo in creative, perché visto che ne ho la possibilità, faccio più danni più velocemente possibile con minimo sforzo. Finora siamo solo in 2-3 sfigati, ma vediamo se riusciamo a chiamare altra gente della banda, perché appunto è stata una cosa improvvisata, tant'è che appena ci siamo resi conto che il server era buggato c'erano altri nerdini che stavano iniziando a distruggere la safe zone. Vediamo se va la TNT, vediamo. Infatti la TNT funziona anche meglio di così, non può andare. Guardate che cosa è gay, scrive Rikimura. Ok, adesso questo qua è lo shop, perché probabilmente credo di aver capito che questo server da Hunger Games voleva passare a diventare un survival normale, e direi che da Hunger Games passerà un bel cazzo, perché farà una brutta fine. Che bello quando, guardate che belle le TNT che esplodono, perché ovviamente essendo un Hunger Games non abbiano messo plugin di protezione contro le TNT, contro il fuoco, quindi desfiamo tutto col minimo sforzo. Che bellezza ragazzi, niente di più facile, poi non lagga neanche, è fluidissimo, perché essendo un server Hunger Games è importante che non laghi. E infatti si vede che non lagga niente, distruggo tutto quanto senza il minimo sforzo. Guardate, addirittura l'esplosione mi allontana dalla TNT. Facciamo un po' di catena e via, attacchiamo ovunque. Foto. Oh, guardate che bello, perché poi si spreada proprio la TNT, esplode da tutte le parti, più ne metti più danni fai. E tra l'altro non sono l'unico che sta griffando, ci sono anche gli altri miei compagni che stanno distruggendo la città più in là. Ok, questo shop è diventato ormai una groviera. Come mai tu non esplodi, vabbè. Guardate che bellezza ragazzi, proprio divertimento puro vedere saltare in aria tutta questa bella costruzione. Facciamo pure il tetto piramidale, visto che ci siamo. Qui in mezzo, ecco, attenzione. Guardate, TNT che esplode, va ovunque, sì. Oh, ma guardate qui cosa notiamo. Una troll face cancro, una bella statua gigante. Ci entriamo nel cervello, ovviamente è vuoto, testa vuota. Mettiamo un po' di TNT e vediamo di fare un po' di festa anche qua dentro. Cos'hai per la testa, amico? Ok, usciamo. Foto. Boom, headshot! Oddio, che figata! Ragazzi, è saltata via la testa in una maniera proprio stupenda, non ho mai visto niente di più bello. Vedere la troll face che esplode e spacca via. Adesso questo finocchio qua che mi guarda male, gli entro nell'occhio e faccio lo stesso. Proprio stupendo ragazzi, avete visto la testa che è esplosa, sembrava la scena di From Paris with Love con John Travolta, non so se avete presente. Attenzione, il prossimo. Boom, headshot! Guardate anche il cuore, gli esploso il cuore, sarà stato un mio amico prima. Questo qua con la skin più gay possibile fa la stessa fine degli altri. Ragazzi, questa qua è una delle cose più divertenti che abbia mai fatto. Fa saltare la testa alle statue nerd. Attenzione. Ah, prendo anche fuoco. Eccoli. La merda vera. Perché non c'è proprio niente di protezione. Guardate, prendono fuoco. Possiamo fare quel cazzo che vogliamo. Vediamo adesso
prendo anch'io l'accendino perché giustamente se il fuoco sfredda lasciamo che si diverti anche il fuoco, giustamente. Guardate che bella, proprio l'esplosione della Trollfeci è stata una bellezza. Tanto logga un tizio si chiama, chiamato Albert4316, già per il nome direi che si becca un ban. Ecco, il mio amico non sa neanche bannare, bel nabbo. Oh, qui vediamo una catena di TNT, ci penso io ad accenderla. E ecco un po' di buco, che brutta questo edificio, è proprio bruttissimo. Ah ragazzi, non c'è World Edit tra... So già che ve lo starete chiedendo. Non c'è World Edit perché appunto si è buggato proprio il server in una maniera incredibile. Non c'è nessun plugin, quindi non posso creare bot, non posso modificare a mano. Posso solo distruggere con la TNT questo spawn infinito. Quindi... Niente castello di merda, non posso rendere tutto merda, tutto TNT, devo soltanto fare a mano, ma mi sto divertendo, quindi nessun problema. Andiamo avanti con la distruzione. Ho un po' di edifici brutti, però vabbè. Esploso il porco dio di Minecraft, ma sono tornato, cosa credevate? E adesso distruggerò questa pixel art dei miei coglioni, che non è altro che due spade in diamante incrociate. Un bambino lo fa meglio. Boh, ce lo togliamo dalle palle, anche se usavo... se c'è... cioè, la TNT non fa un cazzo, faccio prima distruggere la mano, ma uso la TNT solo perché mi diverte, insomma, visto che cazzo, una volta che posso usarla la uso, faccio quel cazzo che voglio, insomma. Cioè, tutti i server in cui abbiamo griffato, tranne uno, non avevano la TNT, questa ce l'ha, via cazzo. Anche se fa pochi danni contro questa pixel art del cazzo, non importa. Scusate, allora, diamo un'occhiata qui. Lo spawn ci sta pian piano distruggendo. Questo grattacielo sta piangendo lava, che carino. Qui ci sono tipo delle costruzioni in metallo, abbastanza delle puttanate, diciamo. C'è qualcuno che riesce anche a morire nella lava. E demoliamo un po'. Guardate quel coglione di Tan, continua a credere che io sia veramente l'admin, no? Adesso io lo prendo per il culo. Hacker! Hacker 111. Vediamo cosa dice. Vediamo se è così tordo da cascarci. Nel frattempo gli crea una trappola. Adesso lo infilo qua dentro e accendo la TNT, va bene? Tanto sono admin. Guardate il coglione crede veramente ci siano hacker, invece è il server impazzito. Ed ecco perché lagga, che rimbambito ragazzi. Adesso gli faccio fare... lo mando sulla luna, cazzo. Gli faccio fare un lancio sul... vediamo dove finisce prima di morire. Lo teletrasporto da me con un comando. Eccolo, vai vai, via via, scappa. Ragazzi, l'ho visto volare verso la giungla e poi è scomparso perché è morto. Questa è stata veramente il meglio. Ecco, adesso infieriamo ancora su questo nerdino qui e lo facciamo precipitare da un'altezza assurda. Teletrasporto, eccolo. Bel salto, caduta libera ed è così sfigato che non cade neanche a terra ma muore nella lava bruciato come un ebreo. L'uomo sfigato e poi viene anche bannato. Nel frattempo continuano a loggare altre persone della nostra banda. Ho chiesto rinforzi perché le mura di questo castello sono troppo ancora intatte, quindi ho chiamato un po' di rinforzi dal Griff Club. Mentre noi ci godiamo la festa dura, ne approfitto per fare un appello alle ragazze che ci seguono, che seguono i miei video. Intanto guardate, Eldorado si sta creando, cazzo, Eldorado con la lava. Dicevo, un appello alle ragazze che seguono i nostri video, dovete imparare tutte quante da Ale delle Noci e inviateci i vostri video porno, tanto poi negate di essere voi e ci fate contenti a noi, siete contenti voi, quindi fate un bel video porno, ce lo inviate alla mia mail o su YouTube come volete e poi dite che non siete voi, così fate felice mezza rete e fate felice pure voi. Scusate questo off topic, avevo voglia di dire qualche puttanata a caso. Ora andiamo a distruggere e fare un bel gianduiotto con questa torre del cazzo, quella P di Pirla,
Ecco, il gianduiotto è servito. Vi ricordate il gianduiotto della torre di Talpone? Questa è d'ossidiana, quindi fa anche più stile, o no? Guardate quanta gente del Grid Club, ragazzi. Siamo tipo in 20. Questo 7 è da tipo 40 persone. Noi siamo in 20 e stiamo spammando lava ovunque. Che cazzo è quello che vola a velocità assurda? Guardate, ovunque mi giro vedo un'esplosione. Che cazzo? Guardate Gesù Cristo che corre a una velocità incredibile, spama lava, metterà tipo 10 blocchi di lava a secondo. Adesso stiamo aggiungendo anche stiamo spawnando creeper e guardate i ghast, cazzo. Stiamo spammando ghast. Sì, il ghast è un'altra roba quella. Stiamo spammando ghast che a loro volta spammano come si chiamano, le bombette, le fire charge che fanno esplodere gli alberi, prendono fuoco gli alberi. Intanto con la lava abbiamo creato la riproduzione di Eldorado. Chi cazzo è? Guardate il mio amico Giacomo Finocchio con la camicetta gay. Non osare più a venire nei miei video con una camicetta così finocchia. Guardate, Tex96 è riuscito ad essere ucciso da una fireball di un ghast. Complimenti, proprio bisogna mettersi d'impegno per morire così. Oh là, ragazzi, sono passati circa 5 minuti. Mi piacciono i commenti, mi sto divertendo come un bambino. Ragazzi, noi della Disney ci divertiamo così. Le griffate in creative non saranno il massimo dei pro. Però cazzo se ci si diverte, guardate che panorama. Fatevi un giro su questo server se avete tempo. Questo sì che è un Hunger Games con i controcazzi.